secondo me sono deliziose. Wow. Cosa c'è, Letizia? Letizia ha uno spino, Nicola. Guarda, guarda in fondo. Quanto è lento, quanto è lento. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi c'è un'emergenza, ma c'è una super emergenza. La volete sapere? Sì, scommetto che la volete sapere. Allora mettete un like subito sotto nei commenti, perché i più veloci saranno salutati nel prossimo video. Ma dov'è mio papà? Ma cosa sta facendo ancora là in macchina? Dai papà, per favore muoviti. Papà, dai, muoviti! Arrivo, Letizia! Non trovo più le chiavi della macchina! Oh, siamo sempre le solite, siamo sempre le solite! Papà, hai provato a guardare dentro le tasche? Ah, eccole qua! Va bene, dai, andiamo! Dai, papà, andiamo dentro! Andiamo, Letizia! Letizia, scusa un attimo, questa fretta di andare al centro commerciale, perché siamo qua? Come, perché siamo qua? Siamo venuti l'altro giorno a fare i soldi, ma quanti soldi vuoi spendere? Intanto ho il mio portafoglio e poi siamo qua per risolvere un problema. E che problema, Letizia? Non ci sono problemi. Papà, che giorno era ieri? Ieri, fammi pensare, ieri era giovedì, giovedì. Bravo, quindi era la festa? Che festa c'era ieri, Letizia? Non mi ricordo. Si festeggia in due quando si è innamorati. Il nostro anniversario di matrimonio! Mi sono dimenticata! Io non so come risolvere, è arrabbiatissima! Non posso mai neanche tornare a casa! Papà, ti ho portato qua per fare un regalo! Però tu pensa cosa li puoi regalare! Non lo so proprio! Lì potresti fare una bellissima cenetta di pesce! Che bella idea che mi hai salvato la vita, Letizia! Tu vabbè, intanto vai a comprare il pesce, tranquillo, io vado al negozio di caramelle, ci aspettiamo qua fuori, ok? Va bene, aspetta un attimo, Letizia, che pesce compro? Boh, quello che vuoi te, ciao! Ah, ragazzi, quello che vuoi... telefono, via. La mamma! Rispondiamo! Pronto! Dove sei? Sono al centro commerciale con Letizia. Non spendo soldi. No, non faccio shopping. Siamo qua venuti a comprare del mangiare. Non comprare niente, ho fatto il polpettone. Pensavo di comprare del pesce io. No, non serve. Ho già scongelato il polpettone. Vabbè, dai. Papà, con chi stai al telefono? Letizia, con la mamma. Ma perché no? Non comprare niente, te l'ho già detto. Va bene, dai, ok. Ciao. Tranquilla, non compro niente. Va bene. Ciao, ci vediamo a casa. Ciao, okay. ciao a casa. Papà, ma sei proprio convinto di comprare il pesce? La mamma ha preso il polpettone. Vedrai che gli facciamo sta sorpresa e sarà contenta. Papà, guarda che rischi troppo. Vabbè, io intanto mi vado a comprare il pesce. Andiamo. Rischio, hai ragione. 1 hour later. Eccoti qua, Leti, ho comprato il pesce. Fammi vedere il pesce. Ecco. Che puzza! Pesce, Letizia! Dai, dobbiamo muoverci perché sennò la mamma torna a casa e non riesco a fargli la sorpresa. Lo so, hai ragione. Non hai comprato niente, scusa. Perché papà, sai che a me mi piacciono solo gli occhi. Ah, le caramelle in forma di occhi? Sì. Non c'erano. Vabbè, dai, Letizia, dobbiamo andare a casa che devo preparare la cenetta di pesce, dai. Uffa, però non c'erano le caramelle a forma degli occhi. Ma ragazzi, e a voi vi piacciono le caramelle con gli occhi? Se vi piacciono come me, mettete un bel like. Dai, andiamo! Adesso, mi dai una mano a cucinare no. Il pesce che ho comprato? No. Come non mi dai una mano? Senti, tu non... Perché non mi dai mai una mano? Lo so, sono... È anche un'offerta! Io vado a giocare con il tablet. Ma sempre a giocare con il tablet, ragazzi. Mi tocca cucinare sempre da solo. Vediamo qua. Ah, eccolo qua, il tablet. Mamma, ma sei già tornata? Ciao Letizia, ti stavo facendo la stessa domanda. Sì. Ma ascolta un attimo, siete già tornati a casa? Sì, ti volevo dire una cosa. Oggi papà ha comprato le orate. Come le orate? Ma sì. Se l'ho chiamato e gli ho detto di non comprarle perché avevo scongelato la carne per fare il polpettone. Sai dove adesso? In cucina. Ah, beh, adesso me lo vado a prendere. Ai, anche questa volta il papà l'ha combinata grossa. Io intanto guardo i miei video. E voi ragazzi, guardate i miei video. E anche, vi siete iscritti al mio canale? E cosa aspettate?
iscrivetevi al canale e mettete tanti like! Papà, ma che cos'è questa storia delle orate? Aspetta, le ho comprate, cosa sì, faccio? Sì, ma io per telefono, cosa ti avevo detto? Guarda che belli, vieni a vederle, vieni a vedere che belli che sono. Ah, non hanno ragione! Guarda, cosa? Sì, sei sempre il solito! Ah, guarda! Ah! È morto! Ah, è scivolato! Ma cosa hai fatto? No, beh, veramente, roba da matti, uno gli cade il pene. Compra il pesce, non lo deve comprare, gli cade il pesce. Ma ho tirato sul pesce, eh. Ascolta, papà, adesso io mi vado a fare la doccia e voi due, signorini, fate bene il pesce, lo cucinate, che stasera me lo voglio mangiare. Oh, è sempre colpa tua, papà, però. E tutto. Tu gli potevi dire di no al supermercato. Adesso lo fate e ci vediamo dopo. E ti sa cosa? Ciao, così non lo so cucinare, mamma, io non lo so. Ascolta, Nicola, non lo sai cucinare. Ti pigli internet, ti guardi una ricetta e lo fai, hai capito? Ma dai, ma che è tutta l'altra volta. Raccoglilo. Vieni qua, andiamo a fare le bacio. Perché camera? Oh, uff, è sempre colpa del papà. Vabbè, intanto mi vado a nascondere in cameretta. Dove stai andando te? Appoggia quel tablet e dai una mano al papà a fare il pesce. Dai, su. Ma non voglio andare a dargli la mano. Vai, dai. O così o colà. O colà o colì. C'è una ragazzi, io vado a farmi una bella doccia perché questi sono due matti da legare. E voi cosa ne dite? Scrivetelo sotto nei commenti. Guarda, veramente. Dai, allora, eccomi qua, papà. Ok. Allora, abbiamo... Ma direi, ok, questo pesce l'ho comprato, ora okay. Andiamo al pesce. E qua il pesce, ma dimmi niente, dimmi niente, allora. Dopo abbiamo sale, poi serve cipolla, rosmarino, olio, limone, pepe rosa, curcuma. E poi ci serve la carta al forno e la carta argento. Carta argento, carta... cosa serve la carta argento? Perché mi sono comprato il pesce. Papà, è scritto qua, se no potevamo fare il polpettone. Cioè... Il polpettone, no, perché mi sono messo... Vabbè, dai, ci provo, dai. Vabbè, dai, vieni qua, dai, per piacere. Mi dai una mano? No. Ma perché l'ho fatto? Ma perché? Ce lo già dici? Ma state ancora discutendo per sto pesce? No! Letizia, cosa ti ho detto? Di andare a aiutare papà. Sapete cosa faccio? Veloci, che ho fame, che adesso vado a farmi la manicure. Beh, fatto. Dai. Riusciamo a fare questo pesce? Sì, riusciamo. Ok, allora. Letizia, abbiamo tutto amici a casa, ok? E iniziamo a fare il pesce. Ah, mi fai paura. Cosa l'ho fatto? Sembra allora, che sto uccidendo cosa il pesce. Cosa devo mettere, Letizia? Il sale. Allora papà, adesso devi mettere il rosmarino. E dopo cosa dovrai mettere? La cipolla? Vero? Sì, la cipolla. La cipolla, via. La cipolla. Solito. Manca olio, curcuma e pepe. Papà, ma sai qual è la curcuma? Qual è la curcuma? È questa? Questa? No, questa. E tizia, qual è la curcuma? Questa. Sì, questa. Non ci vedo. Sarei cieco. Sì. Ok, andiamo dentro. Curcuma. Visto che bravo? Ma guarda che neanche altri due da fare, eh. Allora, meglio il polpettone. Ecco ragazzi il risultato, manca solo da mettere in forno. Sì, dai, muoviti, inizia, guarda. Già le 8 e 10. Ragazzi, abbiamo sporcato dappertutto, ma dappertutto. Ok, andiamo a pugliare. Pulisce la mano dopo. Sì, infatti. Ok, andiamo a mettere in forno. Sì, andiamo a mettere in forno. E allora Nico, come siete messi? Vieni, guarda. State infornando. Dai che ho una fame da lupi. Ma qua mangeremo sulle 9, eh. Sulle 9? A quanti gradi devo metterlo? Non lo so nemmeno io. Vabbè, mettiamo a caso. No, metti non so, 30, 50, metti a 3, dai. Attacco, vabbè, dai, non ce ne ho io. Ecco, matto. 1 hour later. Dai Leti che sono pronte! Wow, dai che sono pronte! Dai che prendo la cresina! Wow! Ok? Sono buonissime! Hai visto? Non toccare che brucia! Dai, ci serve la presina! Ma cosa è successo? Ha posato la mano senza la presina nel fondo! No, Letizia, dai! Mi sono ancora scottata! Dai, svegliati fuori, eccole qua! Mi stai scottando! Ok ragazzi, cominciamo a mangiare. Adesso vi facciamo vedere quanto sono buone. Fa male? Sì.
Vediamo quello della secondo me sono deliziose. Wow. Avete lavorato? Dove lo fai curare? Anch'io non lo so. Mamma, come si levano le mische qua? Papà, io ho 10 anni e non lo so fare. Tu però hai una certa età. Lo so, mamma, me lo fai per piacere. Cioè adesso a me tocca farne 3, ho già capito. Ok, va bene, dai. Mangiamo? Dai. Ti te? Sì. Dai, mamma, vai, grazie. Curamelo! No, adesso te la curo, togliamo. Questo è mio. Sì, vabbè, tutti e tre, dai, tutti e tre. Mamma, hai finito? Ho finito, hai visto che bei filetti che ti ho preparato? Mamma, adesso, adesso tocca a te. Mangia piano perché ci potrebbero essere degli spini ancora. Che non ti vai a soffocare, mi raccomando, bocconi piccoli. Tranquillo. Questo è il tuo? Sì, è mio, grazie. Allora adesso tocca al tuo, ho trovato uno spino. Stai attenta, mi raccomando. Buttalo qua. Pia. Non l'hai buttato dentro l'acqua? Dove l'hai buttato, Letizia, lo spino? Che magari non se lo prende qualcun altro. Eccolo qua. Mettilo qua dentro. Abbiamo fatto apposta la cestina degli scarti. Si lamenta sempre. Ti piace? Sì, mamma, è buonissimo, ma a te papà ti piace? Sto aspettando Letizia. Mamma, dai, sbrigati che sono pieno di fame, devo ancora assaggiarlo, Letizia. Con calma, guarda, sto curando il tuo. Letizia che sta mangiando. Cosa c'è, Letizia? Letizia? Letizia, vai, apri la bocca. Apri sta bocca, Letizia, apri la bocca. Aida, ehi. Gliel'hai levato. Respiri. Cosa ti senti? No, bene, mi fa un po' male caro canaro. Ha uno spino, Nicola. Mamma, sul dente in fondo. Letizia, vieni qua. Sei ficcata sul parato, Letizia. Aspetta un attimo. Respiri almeno. Aspetta un attimo. Faccio io. È tanto in fondo. Dammi la telecamera e lo faccio vedere. Non so se si vede. Prova a levarlo, per piacere, papà. Letizia, sai, se vado dentro te lo levo. Stai fermo. Stai ferma! Che schifo! Guarda che roba! Cioè, ragazzi, guardate! Guarda, un po' di sangue nelle bocche! Sì, vai pure in bagno! Ma ci credo! Non so se avete visto! Che razza di lisca che aveva in gola! Letizia, aspetta! Guarda quanto sente! Fatti sangue nella bocca, mamma! Vado a vederla un attimo! Guarda, come va? Risciacqua la bocca, dai, su. Risciacqua la bocca, su. Come stai, Viti? Morco. Non ne hai altri, vero? No. Fammi vedere. Fammi vedere bene. Però una bella cicatrice dove l'aveva punta lo spino. Letizia, facciamo una bistecca per te. Sì, è meglio. No. Sa che il pesce non lo mangia mica più. Già lo mangiava anche prima. Adesso mi devi levare gli scarpe. Altrimenti lo mangio. Dai, andiamo, vieni. Meglio che ti mangi una bistecca. Non la voglio più il pesce. È un peccato. Senti tanto là, dai, che ti vado a preparare la bistecca. Letizia, dove vi stai attenta? La mamma te l'ha anche detto, ok? Perché veramente le rischie sono pericolose, soprattutto quello del pesce, ti rimani castrata e puoi soffocare. Ragazzi, voi dovete stare attenti perché il pesce lo dovete mangiare, il pesce fa bene, va mangiato. Però dovete stare attenti alla lisca, perché se si infila qualche spino potrebbe far male sia al palato che alla gola. Aspetta, mi sono dimenticato una cosa, dobbiamo salutare i nostri amici, comunque mi fa un po' male la gola. Vabbè dai, salutali lo stesso. Allora, oggi salutiamo Giovanni, Samuele e Giada, però un pochino ancora un po' male. Allora, sì, vai in bagno, risciacquati. No, sto ancora perdendo sangue. Vai che ripari il sangue. Ma tu stai mangiando tutto ciò? Comunque vado bene, va meglio. Vabbè, lasciamo perdere, va là. Io vado dalla bambina, tu mangia pure da solo, tanto ormai vedo che hai quasi finito. Ragazzi, vi salutiamo al prossimo video, ciao. Allora, ci vediamo alla prossima. Che pesce così buono. Ciao. Dove posso andare? Quando è pomodoro?